Allora, prima delle domande, volevo ricordare la scomparsa di Paolo Borsellino del 92, che è un giorno molto importante per me, palermitani, è l'uomo che ha dato la vita per noi e per tutta Palermo. Giardina? Innanzitutto, benvenuto e grazie anche per la Ciao. comunicazione, che è veramente qualcosa di fondamentale per noi palermitani, ma per i palermitani, andando anche a parlare d'alzata, tra virgolette, al profano, è importante quello che state facendo voi in campo. Tu, da palermitano, da tifoso del Palermo oggi, ti senti rassicurato dallo stato d'animo di questa squadra? No, è dopo 5 giorni che siamo insieme con la squadra, vedo che già si sta creando un bel gruppo, poi avere accanto dei giocatori che sono cresciuti con me, come i vari Fiordilino, Grillo, Peterman, Bentivegna, è un grande orgoglio per me. Connesso Rosti, come ti stai trovando? Come lo vedi da capitano? Tu pensi di poter essere il suo vice o pensi di poter giocare anche accanto a lui? Ernesto è un grande giocatore, è poi il nostro capitano per ora, quindi è una persona molto importante per noi. Ma giocarci insieme sarebbe bello, perché no? Poi quello spetta al mister decidere. Elia? Sì, ciao Nino. Che tipo di stagione ti aspetti quest'anno? Allora, io quest'anno spero di contribuire a una ripartenza per la Serie A, che per il Palermo è molto importante perché ce la meritiamo. Cosa ti ha detto il mister Tedino che ha sempre parlato molto bene Mister Tedino lo conosco da pochi giorni, già si è stato un bel rapporto. Ha 80 di fa il mister, ce lo dice sempre in campo, è sempre una brava persona. C'è stato un momento nel quale, terminato il prestito alla Ternana, ti sei guardato attorno o hai sempre avuto l'idea di tornare qui a Palermo? Io quell'idea ce l'avevo sempre di tornare a Palermo, perché da palermitano è una cosa importante stare a Palermo. Mazzola? Ciao Nino, ti volevo chiedere, hai parlato poco fa dei giovani compagni della primavera, chi di loro secondo te è pronto per restare qui a Palermo? Ma secondo me sono tutti pronti, perché per essere qua significa che già la società c'ha un pensiero su di loro. Poi ti faccio un'altra domanda, mister Tedino si ricorda di te del gol in Coppa Italia dell'anno scorso. L'anno a Terni forse anche complice l'infortunio non è andato come ti aspettavi. L'anno scorso sono partito bene con la Ternana, però purtroppo c'è stato un infortunio, sono stato fuori 4 mesi e mezzo, però poi per fortuna sono entrato bene, grazie anche al Palermo che mi ha curato bene, ai fisioterapisti, al dottore Francavilla, e poi alla fine con la Ternana ci siamo salvati. Chifari e poi Bevilacqua. Cosa significa per te giocare in questa squadra, indossare la maglia rosa, per te ma anche per tutta la colonia di palermitani? Questi anni sono veramente tanti. Per un palermitano giocare per la propria città è un orgoglio, però per me è una cosa bellissima giocare per la mia città e spero di stare qua il più possibile. Bevilacqua. Nino, l'anno scorso, lo ricordavamo prima, hai avuto un incidente che ti ha tenuto lontano dal campo 4 mesi e mezzo circa. Cosa ti sentivi dire ai ingegneri che poverino invece a quanto pare ha 8 mesi davanti di infortunio? E vabbè, poi ti Ma faccio la domanda. stare fuori 4 mesi e mezzo per me, per lui sarà 8 mesi, non so, 7 mesi, è brutto per un giocatore, perché guardare gli altri che giocano è bruttissimo. E un'altra domanda, come hai vissuto, come ti sei spiegato un po' la retrocessione dell'anno scorso, insomma, conoscevi personalmente tutti, sembrava fossero, insomma, non più gli stessi giocatori che avevamo avuto modo di conoscere, no? Io quando ero a Terni seguivo sempre il Palermo, sempre ogni giorno. Purtroppo siamo in Serie B, però secondo me l'unico pensiero è quello di andare di nuovo in Serie Manino. Ciao Nino, A. Ciao. ieri ti sei parlato con il presidente Zamparini e se hai conferme sulla tua permanenza a Palermo. No, col presidente ancora non ho parlato. Sai che hai detto insomma tutta la serie di ricerca. Sì, questo sì. Grazie. Chifari?
Com'è l'intesa con Nestorovski, che soprattutto sogna, un sogno nel casetto, magari quello di trascinare proprio questo Palermo alla conquista della Serie A? Sì, il mio sogno per quest'anno è partire per Serie A, questo è l'unico obiettivo di tutta la squadra. E con Nestorovski? Con Nestor ci troviamo bene, poi in campo ci capiamo, spero di giocarci insieme, però poi sempre le scelte le fa il mister. Elia? No, mi racconti che tipo di impressione hai avuto ieri quando hai visto arrivare Alessandro Diamanti anche per la caratura del giocatore e poi avendo vissuto il pallone tra la Serie A e la Serie B, che tipo di contributo potrebbe dare secondo te Diamanti in un campionato di Serie B? Ma già Diamanti è un giocatore affermato e per noi sarà fondamentale. Come persona poi è un'ottima persona, ci aiuta a tutti i giovani, quindi è una cosa molto importante questa. Giardina? Io mi volevo ricollegare a Nestorovski perché Tedino l'ha definito il simbolo della palermitanità. Ora, tu sei palermitano dentro, si vede e si sente. Tu lo vedi come un simbolo della città? Oppure vuoi provare anche a dargli qualche consiglio per essere più palermitano? Ma i consigli glieli potrò dare, però cioè, Nesto per il Palermo ha fatto bene per l'anno scorso, quindi per il Palermo è fondamentale. Altre domande? Una. Per quanto riguarda i nuovi, no? Rolando e Coronado, vi siete trovati comunque in situazioni di gioco, insomma avete una buona intesa, merito del mister o comunque vi siete proprio trovati perché ci sono particolari affinità, insomma come mai duettate così bene pur conoscendovi da qualche giorno? Se il mister dice le sue cose noi le dobbiamo mettere in campo e poi per fortuna ci troviamo bene. Vi siete proprio integrati anche a livello di spogliatoio, insomma, siete già molto... Sì, già il gruppo si sta creando bene. Altre domande? Sì, se posso io, cosa significa secondo te partire con l'obbligo di dover andare in Serie A, con l'essere la squadra che vanta i favori del pronostico, per un campionato così difficile come quello della Serie B? Sì, la Serie B è un campionato molto difficile, dove ci sono pochi spazi, però secondo me il Palermo deve tenere assolutamente in Serie A.